Vai, vai. Che dire, una partita strameritata, voluta con tutte le nostre forze dall'inizio alla fine, anche quando loro sono rientrati in partita. Finalmente si vede un po' dei miglioramenti importanti tatticamente e tecnicamente alcuni giocatori, tanto lavoro che stiamo facendo in allenamento si inizia a vedere, perché 96 punti probabilmente non ci sperava nessuno in tutto l'anno. Con soprattutto 21 assist e solo 8 palle perse, quindi si dice che la squadra in attacco ha giocato bene. Sono stati momenti in cui la palla non è andata dove doveva andare, però tutto sommato questa sofferenza ci serve e ci aiuta, perché ci ha messo in condizione poi alla fine di poter giocare una partita difficile gli ultimi due minuti e giocarla bene, mettendo i tiri liberi, facendo le scelte giuste in attacco, facendo un paio di difese importanti. Quindi tutto sommato serve tutto, quest'anno serve tutto, ogni partita, ogni minuto di allenamento, ogni giorno in cui siamo insieme è utilissimo per crescere, perché è una squadra che, ripeto, dall'inizio ha un margine di miglioramento enorme, non sappiamo in quanto tempo, quindi più cose facciamo, più cose ci accadono, speriamo positivo, meglio è per tutti noi. Grandissima prova di tutti, devo dire di tutti, non si dice anche i playmaker, secondo me è un momento importante, è stato utile, qualche volta hanno fatto qualche scelta un po' così, però non è assolutamente facile, perché devono supportare tutte le scelte, gli attacchi nostri, ed è normale che possano andare qualche volta fuori giro. Però mi è piaciuto Toto, Ale, a parte gli americani, Lika, secondo me in attacco sono stati super. Abbiamo avuto dei buchi in difesa dove nei momenti importanti siamo fatti battere uno contro uno troppo facilmente con delle up di mano destra, una giocatura che conosciamo bene, lì è una cosa sul quale dobbiamo lavorare ancora tanto, perché non possiamo nei momenti in cui l'altra squadra è un trend positivo dimenticarci le cose che dobbiamo fare in difesa, dimenticarci le rotazioni, dimenticarci il lavoro che dobbiamo fare su uno contro uno. La nostra forza deve essere assolutamente la difesa, poi l'attacco può migliorare ogni volta. Con due punti d'oro ci danno una gran tranquillità, una gran serenità e fiducia. Soprattutto siete una squadra che sta crescendo, credo che si possa vedere questo. Dopo Rimini, secondo me, abbiamo fatto la peggior partita in assoluto dalla prestagione adesso, ma è una squadra che, se va ad analizzare dalla prima partita con Verona, è in crescita partita dopo partita. Questa è una cosa importantissima. Per assurdo, il secondo tempo più sofferto a fronte del primo tempo più sfavillante nobilita questa vittoria, la rende più bella per certi versi. È un ragionamento paradossale, ma lo condividi? Sì, perché poi se andavamo sopra di 20 tutta la partita, i giudizi finali erano vabbè sì, ma scafati, non è granché, come sempre quando vinciamo a Forlì gli anni passati, le altre squadre sono sempre scarse. Quando perdi vuol dire che hai fatto una partitaccia a te. In realtà la Scafati è una buonissima squadra, ha vinto già due partite, ha perso Udine allo scadere, è una squadra che fa da tanti anni questo campionato, è organizzata, ha giocatori molto esperti, quindi era strano che avesse subito 20 punti nei primi due quarti. Poi ha cominciato a giocare, è entrato in partita, a difendere duro, ha messo tiri importanti, quelli che aveva sbagliato magari nei primi due quarti, e noi ci siamo un po' persi in qualche minuto di gioco. Poi sicuramente il terzo quarto, dopo 2 minuti e 10 sei già in bonus, salta un po' tutta la difesa, con i lunghi già con 3-4 falli, e nel terzo quarto diventa poi difficile avere quell'aggressività che abbiamo avuto nei primi due quarti, tipo dentro l'area contro Chiagici, tipo sui pick and roll, tipo sulle rotazioni. Questo è un po' appesato, perché subito mi dice 3 falli, Charlie 4 falli, e questo ha pesato un po' nell'economia della squadra. La partita brillante di Whitman, ti anticipo quello che potrebbe essere un argomento della settimana, semplifica o complica il quadro? No, semplifica, perché abbiamo vinto, perché lui è il compito suo, sono contentissimo per lui, perché al di fuori di questi 40 minuti. No, io credo che si debba valutare la crescita di questo ragazzo, è importantissimo in questa partita, nonostante ci siano tutte le critiche su di lui, le attenzioni su di lui. Ma anche molto affetto, però. Sì, no, la gente spera che lui possa far bene, ma io credo che oggi, a parte i buoni tiri che ha preso, è stato anche come se è mosso bene sul pick and roll, con le scelte che ha fatto, tiri importanti che ha preso nel momento difficile della squadra. Anche la bella grinta, l'aggressività, e ha guidato la squadra e ha sentito la sua voce in campo. Probabilmente lui aveva bisogno di acquistare fiducia, lo puoi fare per un tiratore, per esperienza personale, soprattutto se i primi due tiri ti vanno dentro,
poi si apre un mondo e probabilmente lui ha lasciato dentro lo spogliatoio quello zainetto di 15 kg che si portava dietro e è venuto fuori alla grande. Io non dimentico mai però che la quinta partita che fa fuori dagli Stati Uniti, ha fatto 23 anni la settimana scorsa, si sta capendo un po' quello che sta succedendo nel mondo. E non è facile perché è completamente una, cioè, immagino io se devo andare a vivere, non lo so, in Finlandia con modi e mondi diversi, lingua che ti parlano in due al massimo degli spogliatoi, cioè, non è facilissimo, è molto difficile. E lui, secondo me, stasera ha fatto quello che vogliamo possa fare sempre, perché ha le caratteristiche che fa. Naturalmente la squadra impara anche a conoscere, a capire quando gli devi servire la palla. Abbiamo avuto fiducia in lui, abbiamo lavorato tanto sui blocchi due settimane fa e questa settimana, su come deve uscire sui blocchi, sui tempi che deve prendere, i tempi di uscire del passaggio. Noi stiamo lavorando veramente tantissimo proprio sui fondamentali di squadra, cose che magari altre squadre sono un po' più facilitate, hanno giocatori più pronti, però noi i risultati sono subito immediati. Questa è la cosa positiva. Sei d'accordo che sul fatto che questa vittoria, indipendentemente dai quattro punti, faccia lavorare te, la squadra e tutti i giocatori con un po' di tranquillità, senza stare a pensare, a dire se adesso succede questo, poi eventualmente dopo succede quest'altro, poi prendiamo questo, poi prendiamo tre, andiamo via due. Almeno adesso un pochino più di tranquillità c'è. Ah, quello è fondamentale. Noi 9 giocatori su 10 non abbiamo fatto questo campionato e quasi tutti vengono da situazione in cui contratto garantito, sicurezza, rimani tutto l'anno, se sbagli le prime 3 partite non succede niente, tanto vai avanti. Invece in Serie A non è così, abbiamo visto le prime 2 giornate, 7 squadre hanno cambiato gli stranieri, gli americani, hanno inserito altri giocatori in 2 giornate, cioè nemmeno il tempo di lavorarci. Per noi è tutto nuovo e questa pressione la avvertiamo tutto, dall'allenatore in poi. Io credo che loro possano testimoniare, sono stato tutta la settimana a cercare da un lato di far capire questo, ragazzi, si rischia tutti, dall'altro siamo tranquilli che la strada è giusta, stiamo lavorando bene. Questo è sicuramente questa vittoria dà un po' di credito a quello che ho detto loro tutta la settimana, che questa era la strada più giusta e questo potevamo fare. Cioè un'altra sconfitta, perdevo un momento anche fiducia nell'allenatore, una sconfitta magari persa male qui in casa, perché potevo raccontare solo delle favole, delle chiacchiere durante la settimana.